c'è di tutto, droga, spaccio, eccetera, queste cose qua. E quando è buio, se si può evitare certe zone. Siamo a Villa Pizzone, quartiere nella periferia nord-occidentale di Milano. Siamo vicini al punto in cui, alla stazione di Villa Pizzone, al punto in cui in giugno una banda di sudamericani colpì con colpi di macete un capotreno e un macchinista. Quando quella notte ero inginocchiato, che mi sorreggevo il braccio, mi premevo l'arteria per cercare di perdere il meno sangue possibile. I miei pensieri, oltre al fatto che quello che mi stava succedendo non era assolutamente giusto, ricorrevano sempre a mia moglie e alla mia bambina. E quello che è successo a me non si deve ripetere mai più, assolutamente. È successo a me, basta, punto. Non deve ripetersi. Questo è il passante ferroviario di Villa Pizzone, dove una signora è stata presa a calci in testa e trascinata per diversi metri in terra da un rapinatore che voleva rubarle la borsa. Siamo vicini al Parco Testori, ormai definito il Parco Macete, che è diventato una discarica, un luogo di degrado e di occupazione, tanto che i cittadini, i residenti nella zona si sono riuniti in comitato e hanno cominciato a denunciare, a girare video, a fare fotografie. Beh, io sento molta gente che vengono qua, sono clienti o amici, che ne parlano spesso e volentieri, insomma non si sentono sicuri per nulla.